Ciao a tutti, benvenuti a questo nostro nuovo video. Noi oggi recensiremo l'ultimo film col grande attore Tom Hardy, Mad Max Fury Road. Fury Road è un film del 2015 diretto, coprodotto e co-sceneggiato dal maestro George Miller. È ambientato in un futuro post-apocalittico. I protagonisti sono Tom Hardy nei panni di Max e Charlize Theron nei panni di Furiosa. La pellicola è il riavvio della trilogia avviata nel 1979 col film Interceptor, Mad Max. Anche i film della prima trilogia erano diretti dal maestro George Miller, mentre Max era interpretato dal grandissimo Mel Gibson. Mad Max Fury Road arriva dopo 30 anni, l'ultimo film della prima trilogia Mad Max oltre la Sfera del Tuono, datato appunto 1985. Il budget del film è stato di 150 milioni di dollari. Le riprese iniziarono il 2 giugno del 2012 nel deserto del Namib e terminarono il 17 dicembre dello stesso anno, a causa di uno sforamento del budget che obbligò la Warner Brothers ad inviare un dirigente per rimettere in carreggiata il progetto. Nel febbraio 2014 la Namibian Coast Conservation and Management accusò la produzione di aver danneggiato la flora e la fauna del deserto del Namib. La pellicola è stata vietata ai minori di 17 anni negli Stati Uniti d'America per la presenza di intense scene di violenza e immagini inquietanti. Di particolare rilievo il fatto che su Rotten Tomatoes, un sito di critica cinematografica, il film ha esordito col 100% di critiche positive. Effettivamente, cosa puoi criticare a questo film? Io mi sbilancio e dico che è il miglior film d'azione del 2015 fino ad ora. Infatti, trovo che George Miller si è riuscito a unire a un'estetica meravigliosa, una sceneggiatura solida e dei personaggi che secondo me ricorderemo a lungo, specialmente quello interpretato da Charlize Theron, ovvero l'imperatrice furiosa. Penso che lei e il suo personaggio buchino veramente lo schermo. E ottimo come sempre Tom Hardy, che si sta dimostrando un attore validissimo e qui nei panni di Mad Max, un ruolo che non era semplice da ereditare, visto che comunque era da 30 anni che nessuno lo interpretava. E devo dire che è riuscito nell'impresa egregiamente. Ma devo dire che in questo film tutti gli attori, dal primo all'ultimo, mi hanno stupito. A partire anche da Nicholas Hoult, che noi conosciamo come interprete della bestia nei film degli X-Men, quegli ultimi, X-Men Inizio e X-Men Days of Future Past, ma anche come uno dei protagonisti della serie TV Skins. E qui interpreta uno degli scagnozzi di Joe l'Immortale, che è il principale antagonista della pellicola, e devo dire che mi ha stupito veramente il modo in cui si è trasformato. Mi sono piaciute molto anche le interpreti delle mogli di Immortal Joe, che cercano di fuggire con la complicità dell'imperatrice furiosa. Consiglio questo film a tutti gli amanti dei film d'azione e anche a tutti i fan di Charlize Theron, che qui ha veramente, è da un sacco che non la vedevo così in parte e in un ruolo veramente, forse il personaggio migliore del film, il suo appunto. E soprattutto a chi piacciono le storie un po' folli, perché certi tocchi di stile così folli si possono vedere soltanto nel cinema di George Miller. Io consiglio comunque la visione a tutti, perché veramente sono uscito dalla sala molto colpito da questo film, ed è da molto che un film non mi colpiva in questo modo, del genere d'azione ovviamente. Forse non è adatto a tutti perché appunto non è un film d'azione convenzionale, molte trovate sono a dir poco esagerate, alcune anche abbastanza violente, magari chi non apprezza questo genere di film d'azione potrebbe restare deluso, ma a tutti gli altri io consiglio comunque di andare a vederlo, perché ha una trama solida, un'ambientazione spettacolare, scene d'azione bellissime e dei protagonisti e dei personaggi che, come ho già detto, secondo me non dimenticheremo facilmente. Quindi cos'altro si può chiedere di più a un film di questo tipo se non risultare così iconico come è risultato, secondo me. Quindi un ottimo riavvio della saga, spero che ci saranno dei seguiti che tra l'altro sono già stati annunciati
da George Miller stesso, anche se non si sa quando verranno girati. E io spero che tornerà Tom Hardy. Concludiamo augurandoci che questa video recensione vi sia piaciuta e vi sia magari anche stata utile. Vi invitiamo a mettere mi piace, a commentare il video, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a mettere mi piace anche alla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti di averci seguito, al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!